Stadio Guido Biondi, Lanciano rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria nonostante una grande prova di forza, finisce 1-1 contro lo Spezia Milionario. Problemi a centrocampo, il tecnico Gautieri dà fiducia a Nadir Minotti all'esordio sin dal primo minuto, arbitra il signor Cervelleri ed è subito un gran Lanciano che cinge d'assedio la difesa spezzina, ci prova Turchi, avete visto dalle immagini, e successivamente il lancio in profondità per Falcinelli che il portiere riesce a respingere, inquadratura per l'attaccante rossonero. Lo Spezia davanti si fa vedere poco, solo punture di spillo col portiere Leali disimpegnato o quasi, ancora Di Cecco che viene anticipato sul momento del tiro, si dispera anche lui, ma è un momento propizio proprio per i rossoneri che si rendono ancora pericolosi con un tiro dalla distanza di uno dei migliori e Almici, vediamo nel replay di poco, alla sinistra del portiere. Cresce sempre più il Lanciano mentre alleggerisce lo Spezia solo con questo tiro di Gennaro che il portiere Leali mette in angolo. Inquadratura per il numero 10 spezzino. Torna il Lanciano a farsi sotto e Volpe la grande occasione su assist di Turchi. Il piede non è quello giusto e pallone alto sulla traversa. Ancora Lanciano. Il colpo di testa di Nadir Minotti, disturbato però da un avversario, si dispera anche lui. Il tecnico Gautieri incita ancora i suoi ad andare in avanti e poi ecco il gol ed è proprio una storia bellissima, quella di Minotti, titolare, riceve da Fofana di sponda, elude un difensore e d'astuzia pone nel sacco. Lanciano in vantaggio per il giusto, giustissimo gol, pubblico del Biondi e panchina in visibilio, e la gioia di Almici e di Minotti, entrambi provenienti dall'Atalanta in prestito. Il Lanciano non è domo, gira Fofana di testa, palla alta, il Colored sarà autore di una grande prova di sacrificio con le immagini nella ripresa. Subito ancora Minotti con il pallone che termina alla sinistra del portiere, buon momento per il Lanciano e Turchi che prima non riesce ad avere lo zampino giusto e poi guardate questa occasione, il pallone limite dell'area di rigore, il grande sinistro, il palo di traverso dice no al gol del turno che sarebbe sicuramente stato uno dei più belli dell'intera giornata. Mani nei capelli anche per Manuel Turchi. Lo Spezia si fa avanti, 4 le punte messe dentro dal tecnico Sansovini, quell'occasione e nulla occasi, ma il Lanciano in avanti con Fofana prima, pallone quasi sul palo, poi ancora prosegue l'azione e guardate il tiro di Volpe che incoccia su di un difensore, la difesa non si fa trovare pronta ed ecco che indisturbato il pallone può arrivare a Okaka che sfrutta una respinta corta da parte del portiere Leali ed è la doccia freddissima dell'1-1. Lo Spezia ringrazia. Il Lanciano potrebbe subire il colpo, ma ancora a testa bassa cerca ancora di ottenere la vittoria. Turchi, guardate il nettissimo calcio di rigore col braccio largo del difensore. Arbitro e soprattutto giudice di linea non rilevano nulla. Il tecnico Gautieri protesta e viene espulso al danno la beffa. Ancora attenzione a Sansovini, unica occasione per il re dei bomber. Questa volta Leali non si fa sorprendere, il vice Cincione esorta i suoi tutti in avanti all'attacco e guardate il tracciante parato senza problemi dal portiere su Volpe e poi al 93esimo e Pepe inserito da Gautieri che riceve da Turchi ma manda sulla traversa. Finisce qui 1-1, grande Lanciano, segnale di vitalità, ma un solo punto che alimenta la classifica.